Allora, competizione di trading, intanto si vede un sacco di sponsorizzate. Io non sono contro le sponsorizzate, sono a No, fare certo. pubblicità eccetera sui social, sono bravo, si guadagna in 2 mesi extra reddito eccetera eccetera. C'è un'occasione per far vedere davvero quanto si è bravi. C'è un'occasione, sono. Allora, Cogliamola. la differenza fondamentale tra il dire e il fare, come spesso avviene nella vita, no? Allora, noi 26 anni fa ormai ci inventammo questa competizione. Allora si chiamava Top Trader di Borsa, poi ha cambiato nome, è diventata la IT Cup, che è il campionato di borsa con denaro reale. Cioè, la domanda è semplice: sei capace di far trading? Pensi di essere bravo a far trading? Mettici i soldi e provalo. Le regole sono sempre state molto semplici, l'organizzazione è cambiata negli anni, ma il concetto è sempre lo stesso: sei capace, ce lo fai vedere. Punto e basta. A questo, nel tempo, abbiamo collegato una manifestazione, che è quella che andiamo a premiare qui oggi, che abbiamo chiamato Trading Bootcamp, in cui facciamo una competizione con denaro virtuale. Però una competizione, quindi con lo stress della competizione, con lo stress del risultato, quindi se perdi soldi perdi la faccia ed è un elemento importante a Quanti cui iscritti ci sono associamo. stati a questo training bootcamp? Allora, tecnicamente un centinaio, però non ti so dire con estrema precisione quanti di questi abbiano realmente fatto la gara e quanti semplicemente abbiano partecipato al percorso formativo, perché noi oltre alla gara abbiamo associato un percorso formativo di webinar con trader, campioni delle edizioni passate, specialisti, influencer, cioè Di tutta qualcuno Italia i partecipanti di tutta o? Italia, assolutamente di tutta Italia. Il vincitore della classifica individuale è un emiliano, tra l'altro è uno che ha già vinto, Emilio Cortese, ha già vinto il campionato nel 2009, quello con denaro reale, quello vero. E invece, siccome c'era anche una classifica a squadre, ci siamo inventate questa cosa quest'anno delle squadre, perché l'elemento della collaborazione è un elemento importante. Ed è stata vinta da una scuola di Taranto, in cui l'organizzatore della squadra era ed è Forse Sante Leone. Sante Leone, scusate, mi sembra Professor appunto un Sante lapsus, Leone. Sante Leone, che ha preso i suoi ragazzi e una sua collega, hanno fatto trading e hanno vinto il campionato a squadra. Il risultato è stato una percentuale abbastanza ridotta, però teniamo presente una cosa, che in questo campionato virtuale c'erano 100.000 euro di denaro virtuale, di portafoglio virtuale, e le performance venivano calcolate sul portafoglio ideale di partenza, come in realtà dovrebbe essere calcolata una performance di rendimento. Quindi occhio a guardare le percentuali, perché sono percentuali teoricamente basse, ma in pratica molto interessanti rispetto all'operatività vera e propria. Ecco, allora, invece il prossimo IT Cup, la prossima IT Cup quando c'è? La prossima IT Cup la faremo in autunno, perché ovviamente l'estate non ha molto senso chiamare le persone a sforzarsi, non avrebbe molto senso. La faremo partire alla fine di settembre e durerà fino alla fine di novembre, quindi saranno circa 8 settimane di competizione, che è un tempo ragionevole per dispiegare le strategie. La premiazione è prevista essere anche quest'anno come l'anno scorso in Borsa Italiana. L'anno scorso festeggiavamo il 25ennale del campionato di borsa, però ci abbiamo preso gusto e quindi anche quest'anno abbiamo organizzato la premiazione nella sede di Borsa Italiana, che insomma è sempre un Per elemento partecipare, importante. quali erano i requisiti? Per partecipare l'unico requisito era mettercisi la faccia. Metterci la faccia, punto e basta. E i soldi, ovviamente, perché il denaro deve essere il Quant'era il tuo. capitale minimo? Capitale minimo 2.000 euro. È una cosa assolutamente non ostativa del tentativo. Ha delle controindicazioni, perché ovviamente le performance su capitali molto bassi possono essere un po' falsate, però occorreva assolutamente non impedire a chi ha capitali ridotti di poter partecipare all'iniziativa. È un elemento su cui abbiamo sempre molto fatto leva, ecco, su cui abbiamo sempre Ecco, creduto come molto. broker su cui aprire il conto per poter partecipare alla gara, l'anno scorso era? L'anno scorso era diretta, quest'anno invece è ancora diretta, come lo è diretta da quando c'è stato sempre il campionato. Negli anni ci sono stati moltissimi altri broker che sono arrivati, ci hanno supportato e ci hanno fatto anche capire, ci hanno insegnato molte cose, ma diretta dalla prima edizione fino ancora a quest'ultima è sempre stata presente e ci ha sempre supportato, cosa che va ringraziata comunque. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi.